Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi siamo qua per parlare di Shelly, in particolar modo dei nuovi dispositivi di casa Shelly. Abbiamo visto pochissimo tempo fa una guida dove andavamo a spiegare che erano usciti tutti i vari dispositivi, quindi Shelly Plus e anche Shelly Pro. Ecco, ancora non abbiamo avuto modo di testare di Shelly Pro, in realtà non sono ancora in commercio, neanche in pre-order credo, usciranno penso verso fine mese, ma sono già disponibili i due Shelly Plus, quindi lo Shelly 1 Plus e lo Shelly 1 PM Plus, che per ora vanno non a sostituire ma venduti parallelamente ai precedenti modelli Shelly 1 e Shelly 1 PM, ma che visto il costo irrisorio superiore alla precedente generazione, consiglio vivamente di prendere appunto i nuovi dispositivi. Oggi in particolar modo ho lo Shelly 1 Plus. In realtà questo dispositivo lo doveva recensire Vincenzo, ma che cosa sono questi rumori di elicottero? Cosa sono? Ah, ecco, sì, ho affidato il compito ad un elicottero spegni incendi di sorvolare il mio appartamento, dato che Vincenzo purtroppo ha bruciato il suo Shelly 1 Plus e di conseguenza ho dovuto reperirne uno io per fare questa recensione. A parte questa simpatica presa di giro, andiamo subito ad aprire la confezione, guardiamo cosa c'è al suo interno, cosa ci sarà mai. Dentro qui ci sarà per forza lo Shelly 1 Plus e poi andremo a vedere le caratteristiche di fisiche, perché abbiamo anche uno Shelly 1, qui i nostri potenti mezzi tecnologici ci mettono a disposizione tantissimo materiale, quindi andremo a vedere lo Shelly 1 accanto allo Shelly 1 Plus, ne elencheremo le differenze e poi, perché no, mettiamolo sul banco di test e facciamo un po' di prove nella speranza di non farlo prendere fuoco come il modello di Vincenzo. Ecco qua, a sinistra Shelly 1 vecchia generazione, a destra Shelly 1 Plus, quindi la nuova generazione. Scatola molto simile, ricorda più o meno gli stessi colori, invece molto diverso il form factor dei due dispositivi. Shelly 1 ricordo che ha una forma tondeggiante, Shelly 1 Plus invece ha una forma che ricorda molto lo Shelly 2,5. Effettivamente questo nuovo form factor è stato utilizzato per tutti i nuovi dispositivi. Ricorderete che anche in casa Shelly un dispositivo che ormai non esiste più era lo Shelly 2, che era il primo che permetteva di gestire le tapparelle, era proprio identico allo Shelly 1 come forma, solo che era nero e aveva ovviamente altri tipi di morsetti. Poi venne sostituito dallo Shelly 2,5 che adesso tutti conoscono e utilizzò appunto il form factor di Shelly 1 Plus o comunque una forma molto molto simile. Non è l'unica differenza fra i due dispositivi, infatti ricorderete che lo Shelly 1 presentava un ponticello proprio qui sotto per invertire la possibilità di alimentare il dispositivo in corrente continua e in corrente alternata, un ponticello che non è presente sul nuovo Shelly 1 Plus. Per sostituire il ponticello hanno utilizzato un nuovo morsetto. Infatti sarà possibile alimentare lo Shelly 1 Plus tramite 230 volt in corrente alternata, quindi su L dovrete mettere la fase e su N il neutro. Stessa cosa se lo volete alimentare in corrente continua per quanto riguarda i 24 fino a 240 volt, dovrete utilizzare su N il più della corrente continua e su L il GND della corrente continua. Questo per quanto riguarda tensioni da 24 a 240 volt. Se invece avrete intenzione di utilizzare per alimentare il vostro Shelly la 12 volt, dovrete utilizzare il più della 12 volt, inserirlo appunto qui dove è scritto 12 volt, e il GND della 12 volt dovrete sempre connetterla ad L. Questo è proprio l'errore che ha fatto Vincenzo, che ha permesso al suo Shelly 1 Plus di esplodere. Si era dimenticato di spostare il filo da 12 volt a N e ha dato una tensione superiore a 12 volt sul morsetto 12 volt, quindi gli avrà dato una 24, una 48 volt, ora non ricordo di preciso cosa ha utilizzato, e in questo caso lo Shelly è esploso. Quindi se volete utilizzare da 24 a 240 volt in corrente continua, ricordate che su N ci va il positivo e su L GND. Se volete invece utilizzare 12 volt, dovrete ricordare che su 12 volt va il positivo della 12 volt e su L il GND della 12 volt. Poi a completare i morsetti c'è il classico output e input, qui è un contatto pulito quindi potete farci praticamente quello che volete, fino a 240 volt senza nessun tipo di problema, quindi i input, quindi dovrete far entrare la fase
e su output dovrete fare uscire, diciamo, il ritorno di lampada, e quindi permetterà l'accensione e lo spegnimento tramite questo contatto pulito che c'è all'interno del dispositivo. Bene, non ci rimane che andare a fare qualche test, qualche collegamento, e vediamolo subito all'opera. Magari accoppiamolo anche al nostro account Shelly. Prima di andare a smanettare sul banco da lavoro con lo Shelly 1 Plus, voglio fare un giro sul sito ufficiale Shelly Cloud, proprio perché hanno creato questo grafico molto interessante per evidenziare le differenze hardware dei due dispositivi. Ricorderete che sullo Shelly 1 rappresenta una CPU, il famosissimo SP8266, che è utilizzato nella stragrande maggioranza dei dispositivi per le smart home. Questa CPU aveva una frequenza di 80 MHz con 2 MB di RAM, mentre il nuovo dispositivo si avvale di un ESP32 chip più moderno, con il doppio della frequenza, quindi saliamo a 160 MHz, e il doppio di RAM, infatti saliamo a 4 MB. Lo voltage range sullo Shelly 1 Plus si va da 10 a 15 volt, mentre per il vecchio dispositivo 11,5-12,5 volt. E per quanto riguarda gli input, quindi la possibilità di alimentazione, nello Shelly 1 era presente la possibilità di alimentarlo con 24-48 volt in corrente continua e 110-240 volt in corrente alternata. Invece, per quanto riguarda lo Shelly 1 Plus, la corrente continua sale da 24 a 240 volt, quindi aumenta il range. Mi sarebbe piaciuto che in corrente alternata fosse più basso il voltaggio di utilizzo, proprio per utilizzarla ad esempio con i citofoni, tutte quei dispositivi che hanno una corrente alternata di 24 o magari 48 volt in corrente alternata, appunto. Poi overtemp protection, quindi protezione alle sopra temperature, sullo Shelly 1 è presente, mentre sullo Shelly 1 Plus è presente, mentre sul vecchio Shelly 1 non è presente. Stessa cosa per quanto riguarda il Bluetooth, che è presente sullo Shelly 1 Plus, ereditato dal chip utilizzato, che è l'SP32, che tutti sappiamo avere sia Bluetooth che Wi-Fi. Invece l'SP8266 presente sullo Shelly 1 non presenta il Bluetooth. Un'altra cosa molto carina è la possibilità di utilizzare simultaneamente il cloud e MQTT in Shelly Plus 1, mentre in Shelly 1 uno disabilita l'altro, quindi non è possibile utilizzare il cloud contemporaneamente all'MQTT. Oltretutto MQTT che può essere anche con firma SSL sul nuovo modello, mentre sul vecchio non era possibile utilizzare l'MQTTS, quindi con la firma. UDP Co-op, mentre nel nuovo modello UDP Planned. Sul nuovo modello è presente anche un bottone di reset, cosa che invece non era presente sul vecchio dispositivo. Ricorderete che per resettarlo andava tolta e rimessa l'alimentazione, e poi premere consecutivamente il pulsante o l'interruttore, insomma, presente su SV per farlo resettare alle impostazioni di fabbrica. Webhooks, sul nuovo device è possibile utilizzare HTTP e HTTPS, invece sul vecchio dispositivo solamente HTTP. Numero di connessioni parallele sul Plus 1 sono 10, sul vecchio dispositivo 2 solamente. Il limite per le azioni dei webhook sul vecchio dispositivo erano 5, sul nuovo sono state portate a 20. Possibile schedulare anche i webhook sul nuovo dispositivo, mentre non era possibile sul vecchio. Il nuovo device, come abbiamo visto in fase di presentazione sul precedente video, che magari ve lo allego anche in descrizione, presenta anche la possibilità di compiere degli script direttamente all'interno del dispositivo, ampliando notevolmente il range di automazioni create ad hoc direttamente sul dispositivo, quindi senza controller esterni, ad esempio Home Assistant o comunque i vari hub domotici casalinghi. Questa operazione ovviamente non era fattibile nella vecchia possibilità, insomma, nel vecchio dispositivo non c'era proprio presente questa possibilità di fare questi script. Sunrise Sunset Action, più o meno 23 ore per quanto riguarda il nuovo dispositivo, invece l'altro, e lo Shelly 1, presentava solo 6 ore di delay, diciamo, di questa possibilità. E poi un'altra cosa molto interessante è che sul nuovo dispositivo è possibile utilizzare il Wi-Fi Access Point e Client Mode simultaneamente, mentre nel vecchio dispositivo era possibile utilizzarlo solo
ed esclusivamente separato. Bene, adesso che abbiamo visto un po' tutte le caratteristiche, tutte le varie differenze, ci spostiamo direttamente a fare delle prove da banco sullo Shelly 1 Plus. Eccoci qua di fronte al banco da lavoro Shelly 1 Plus collegato, ho utilizzato le mie solite due morsettierine per agevolare nei collegamenti. Allora, in una ho portato la fase diretta proveniente dalla spina inserita nella presa, dall'altro capo ho portato il neutro, sempre diretto dalla spina collegata alla presa a 230 volt. Il neutro poi a sua volta l'ho portato ad un capo del portalampada e al morsetto N dello Shelly. Invece per quanto riguarda la fase diretta l'ho portata sul morsetto L e sul morsetto input, dato che questo è un contatto pulito, se voglio che quando chiuda il contatto passi la fase, su input dovrò portare la fase diretta, che in questo caso è questo filo qui. Su output collegherò il filo che va all'altro capo del portalampada, che quindi porterà la fase una volta che il contatto pulito si sarà chiuso. In questo caso ho utilizzato un pulsante che gli ho dato la fase, quindi ho portato ad un polo del pulsante la fase e dall'altra estremità sono ripartito con un filo che sono andato a il morsetto SV. Come notate, il morsetto 12 volt è rimasto vuoto dato che sto utilizzando il collegamento a 230 volt. Premendo il pulsante, dopo aver settato sull'applicazione, dopo magari lo vedremo su Momentary perché altrimenti di default sarebbe su Switch, il pulsante attiva e disattiva lo Shelly 1 Plus. Quindi andiamo a vedere altre tipologie di collegamento. Prima di passare ai collegamenti a bassa tensione mi sono voluto appurare una cosa molto importante dal mio punto di vista. Il morsetto SV, se collegato alla 230 volt, può accettare sia fase che neutro. Abbiamo visto nel collegamento precedente il pulsante collegato alla fase. Questa volta, come notate qua, ho collegato il pulsante alla morsettiera del neutro. Non ho cambiato il filo, ma comunque capirete che adesso è collegato al neutro in un polo del pulsante e l'altro polo va direttamente ad SV. Senza dover invertire assolutamente i fili dell'alimentazione, L rimane la fase ed N rimane il neutro, al pulsante ho portato il neutro e, come notate, il dispositivo attiva la lampada in egual modo al pulsante collegato alla fase. Quindi su SV accetta sia 230 volt la linea, ma anche il neutro. Molto importante perché tantissime persone hanno i pulsanti all'interno dell'appartamento con il neutro portato al posto della fase. Anzi, sinceramente, io prediligo proprio questo tipo di cablaggio sui pulsanti. Preferisco portare il neutro piuttosto che la fase. Ecco, vediamo adesso come alimentare lo Shelly 1 Plus mediante la 12 volt in corrente continua. Quindi mi avvalerò sempre delle due morsettiere che mi permetteranno di distribuire fase neutro a 230 volt. Da questa spina infatti partirò con la fase e con il neutro. La fase andrà alla morsettiera di distribuzione. Uno dei fili andrà alla L, ovviamente, dell'alimentatore. L'altro, che è questo qui, andrà a input dello Shelly. Quindi notate che non porterò ovviamente la 230 volt da nessun'altra parte se non in input. Questo perché è un contatto pulito e per accendere la lampada abbiamo bisogno sempre della 230 volt. Quindi passiamo oltre, con il neutro andiamo alla morsettiera, il neutro va all'altro capo della lampada, del portalampada, e va anche all'alimentatore, al neutro dell'alimentatore per accenderlo. Successivamente dall'output dello Shelly ripartiremo, come abbiamo visto prima nel caso della 230 volt, con una fase che andrà all'altro capo del portalampada e porterà quindi la fase quando questo contatto verrà chiuso. Dall'alimentatore a sua volta dovremo partire con il rosso e il nero, che è appunto la 12 volt in questo caso, perché è un alimentatore da 12 volt. Ricordo che il rosso, quindi il più, va su 12 volt, il morsetto 12 volt, e il GND, quindi il cavo nero, va al posto di L. Non fate confusione in questo, se no fate il botto, come abbiamo già visto. Anche in questo caso i pulsanti non avranno più necessità della 230 volt, ma se decidiamo di alimentare
lo Shelly 1 Plus mediante la bassa tensione, anche sul pulsante dovrà transitare la bassa tensione. A questo punto, infatti, dal morsetto V- in questo caso GND vado al polo del pulsante, ad uno dei due poli del pulsante, dall'altro capo riparto e vado al morsetto SV. Quindi quando premo il pulsante in realtà faccio chiudere il contatto del pulsante e faccio passare GND su SV, quindi nessuna tensione, alta tensione a 230 volt né per alimentarlo né su SV, molto molto importante. Purtroppo girellando per casa non sono riuscito a trovare un alimentatore superiore ai 12 volt DC e quindi vi farò vedere semplicemente il collegamento diverso. Il cablaggio rimane esattamente identico a quando si collega lo Shelly 1 Plus ai 12 volt, ma se utilizzate una tensione superiore, quindi da 24 a 240 volt, attenzione, corrente continua non alternata, dovrete spostare, diciamo, il più dal morsetto 12V al morsetto N. Ribadisco ancora, con corrente continua, quindi non con la 230 prelevata direttamente dalla presa elettrica. L'accoppiamento all'applicazione non è cambiato rispetto a modelli precedenti, quindi preferirei non farvelo vedere. Comunque a grandi linee è molto molto semplice, basterà connettere il dispositivo alla corrente elettrica, alimentarlo, successivamente aprire l'applicazione Shelly, verrà individuato il dispositivo, dovrete selezionare la vostra rete wifi con la vostra SSD e il nuovo dispositivo verrà direttamente inserito. Quello che più mi preme invece farvi vedere è la nuovissima interfaccia grafica che si raggiunge semplicemente digitando l'indirizzo IP assegnato al proprio Shelly dal proprio router su una barra di ricerca di un browser. A tal proposito vi consiglio vivamente di prenotare l'indirizzo IP sul router, sconsiglio assolutamente di andare ad impostare un IP statico direttamente sullo Shelly 1 Plus o comunque su qualsiasi Shelly. Ricordatevi che l'indirizzo IP è sempre meglio farli gestire dalla router, non dal dispositivo stesso, anche perché se impostate un IP statico sul device e il router non ne è a conoscenza, c'è molta probabilità che il vostro router in seguito assegni il medesimo indirizzo IP magari ad un altro device. Di conseguenza si potrebbe creare un conflitto di indirizzi IP. Questa è la schermata molto molto simile alle vecchie schermate classiche dei dispositivi Shelly, rimodernizzata per quanto riguarda la grafica e secondo me anche molto molto più intuitiva. Quindi channel setting, andremo proprio nel setting del canale, in questo caso 1, dato che è uno Shelly 1 Plus, quindi input output setting. E qui potrete selezionare fra button o switch. Nel mio caso, visto che c'è un pulsante collegato e non un interruttore o comunque un circuito di deviatori e invertitori, ho selezionato button. Mi piace mettere su off la configurazione quando ritorna la corrente elettrica, non mi piace mettere store last, preferisco che se va via la corrente e ritorna il dispositivo Shelly rimane spento, quindi non con il contatto pulito aperto, chiuso in questo caso. Come vi dicevo, ho selezionato button, quindi sarà obbligatorio mettere momentary, obbligatorio, diciamo che sarà indicato mettere momentary per quanto riguarda l'accensione e lo spegnimento con il pulsante. Invert switch, si potrà invertire la logica dello switch, cosa che a noi adesso non ci serve. Channel name, ovviamente qui è switch 0 di default, potrete dare l'indirizzo che più preferite. E potete anche mettere un diciamo rilevazione di consumo custom, visto che lo Shelly 1 Plus non ha il rilevamento di consumo. Pin lock, potrete gestire un pin per l'attivazione del dispositivo, anche questo è una cosa che non ci interessa. Qua potrete impostare invece l'auto on o l'auto off dopo un tot di secondi che andrete ad impostare, quindi molto carino ad esempio per quanto riguarda il collegamento in parallelo ad un relè oppure magari per un'apriporta, insomma funzioni che possono sempre servire. Si può anche schedulare ovviamente
l'accensione e lo spegnimento in funzione del tempo o dell'alba e del tramonto, come il precedente la generazione di dispositivi, devo dire fatto molto più carino, molto più intuitivo. Poi abbiamo le famose webhooks che adesso possono essere anche in HTTPS, come abbiamo visto, quindi si potranno andare ad attivare vari webhooks. E poi abbiamo le varie informazioni del dispositivo, quindi firmware version, da qui si potrà anche andare a aggiornare il device, la localizzazione, quindi con latitudine e longitudine, molto importante anche per quanto riguarda l'alba e tramonto. Si potrà riavviare, resettare e modificare l'autenticazione e poi si potrà andare anche a scegliere la voce debug per diciamo andare a controllare vari errori o comunque monitorare il sistema dello Shelly 1 Plus. Poi abbiamo network. Qui abbiamo la possibilità di impostare la rete Wi-Fi, anche una seconda rete Wi-Fi a dire la verità, access point, questo è diciamo il SID, che l'SSD che viene prodotto dallo Shelly stesso, in questo caso io l'ho disabilitato, non mi interessa tenerli abilitati tutti e due. Tutti e due, nel senso, una volta connesso alla mia rete Wi-Fi ho disabilitato l'SSD, ma di default ovviamente è abilitato e vi potrete connettere a questa connessione Wi-Fi, che ovviamente non presenterà connessione internet, ma vi permetterà di accedere direttamente all'interfaccia che state vedendo, direttamente all'indirizzo 192.168.33.1. E anche qui potrete eventualmente impostare una password oppure potrete lasciarlo tranquillamente libero come è di default, in modo da potervi connettere direttamente al SID creato dallo Shelly stesso. Qua potrete abilitare o disabilitare il cloud. Ricordo che in questo dispositivo è possibile far condividere il cloud, scusate, convivere il cloud assieme al protocollo MQTT, quindi non avrete la necessità di doverlo disabilitare. Protocollo MQTT che è un pochino più complicato, ma prima andiamo a vedere l'ultimo pulsante, che è quello per abilitare o disabilitare il Bluetooth all'interno del dispositivo. L'accoppiamento del device, devo dire che è molto più semplice rispetto alla precedente generazione. Ricorderete che tutti gli Shelly sono utilizzatori di frequenza 2,4 GHz per quanto riguarda la connessione Wi-Fi. Ma si può creare dei problemi se magari il telefono è connesso da 5 GHz in fase di accoppiamento. Ecco, questi nuovi dispositivi, quando li troverete, li accoppierete all'applicazione, sfrutteranno il Bluetooth del vostro telefono, che si accoppierà provvisoriamente al nuovo dispositivo Shelly. Di conseguenza non importerà che disabilitare la 5 GHz sul vostro router, magari per permettere al vostro telefono di connettersi solo ed esclusivamente alla 2.4 e quindi essere all'interno della stessa rete Wi-Fi. Come vi dicevo, MQTT che va a variare un bel po' rispetto a prima. Innanzitutto dovrete abilitare il protocollo MQTT, ovviamente connection type MQTT o se preferite MQTTS, dipende dal broker MQTT che avete. Qui in questo campo lo troverete vuoto. Io vi consiglio di andare ad inserire il codice dello Shelly, che è questo identificativo, che poi è lo stesso che troverete in Access Point, praticamente è il nome proprio dello Shelly, e vi consiglio di andarla ad inserire proprio qui, che sarà poi il topic MQTT con la quale poter lavorare. Spuntate queste due voci, RCP status e generic status update over MQTT. Qua dovrete inserire l'indirizzo IP del vostro broker con relativa porta, in questo caso è il mio Home Assistant, o il mio broker su Home Assistant, quindi avrò 192.168.167.1.18.83, username e password della vostra connessione MQTT. Successivamente dovrete andare ad applicare per permettere al vostro Shelly 1 Plus di lavorare mediante MQTT. Adesso ci spostiamo su Home Assistant e guardiamo una configurazione base, anzi nemmeno ci spostiamo su Home Assistant, ve la farò vedere così a grandi linee, molto velocemente scritta su un file di testo, la configurazione, e poi in un secondo momento potrete
accoppiare il vostro dispositivo mediante MQTT al vostro assistente domestico Home Assistant. Eccoci qua sul file switch.yaml che avrete creato, immagino, già da molto tempo per inserire tutti quanti i vostri switch. Se così non fosse, utilizzate la configurazione in configuration.yaml dei vostri switch, sopra platform dovrete inserire switch 2. Poi per il resto la piattaforma è sempre MQTT, dovrete dare un ID unico al vostro dispositivo, un nome, e poi potrete selezionare l'icona, ovviamente con il classico MD icon, Material Design Icon, e poi qui ci sono i vari State Topic, Command Topic, che sono completamente diversi rispetto allo Shelly 1 e comunque a tutti gli Shelly precedentemente utilizzati su Home Assistant. Questa configurazione, non vi preoccupate, ve la metterò in maniera molto esplicita sulla relativa guida sul nostro blog relativa a questo articolo, e il risultato finale è esattamente questo. Ovviamente sto guardando la lampada dallo strumenti per sviluppatori, ma poi potrete inserirlo anche in interfaccia grafica sulla panoramica del vostro dispositivo. E se vado ad abilitare qua, noterete che sull'applicazione si accende, se vado a spegnerlo dall'applicazione o comunque dal pulsante fisico, anche su Home Assistant si spegne, e viceversa se vado a spegnerlo da qua, anche su Shelly 1 Plus, quindi sull'applicazione o sull'interfaccia web, si spegne. La comunicazione MQTT è veramente molto veloce, anche se devo dire che ultimamente anche i nuovi dispositivi, quindi sia il vecchio Shelly, il nuovo anzi, lo Shelly 4 Pro PM che abbiamo visto pochissimo tempo fa, ma anche questo Shelly Plus, sono stati integrati nativamente in Home Assistant, quindi non necessariamente dovrete utilizzare MQTT, ma io è una soluzione che prediligo, mi sembra sempre più reattiva l'accensione e lo spegnimento rispetto all'integrazione nativa. Bene amici, anche per oggi è tutto, fortunatamente non è presa fuoco la mia casa, quindi possiamo rimandare alla prossima video recensione. Un saluto, alla prossima amici, ciao!